Stefano Ceci per questa bella iniziativa, ma anche per l'impegno con cui devo dire con grande rispetto sta onorando la memoria di Diego Maradona. E questo credo che fa onore a Stefano e fa onore al grande personaggio che è stato Diego Maradona per il calcio mondiale e per la nostra città, che è un grande patrimonio di tutti che noi dobbiamo tutelare, onorare e difendere. Questo è quindi il modo con cui lo troviamo, rappresenta un grande valore. Stefano lo sta facendo, quindi lo ringrazio per la nome di tutti i napoletani. Ringraziamento va a Aurelio De Laurentiis, alla società Calcio Napoli, che con l'impegno sportivo manageriale sta portando avanti questo grande progetto sul calcio a Napoli. E insieme, devo dire, perché abbiamo ragionato insieme su questa cosa, tutti noi credo che vogliamo fare in modo che il ricordo di Diego Maradona rappresenti non solo per i napoletani, ma rappresenti per tutti quelli che amano lo sport, per tutti quelli che amano lo sport come una grande palestra che consente di diventare vincenti. Noi abbiamo bisogno di una società in cui bisogna riscoprire il senso dell'opportunità, fare in modo che tutti che hanno un talento possano raggiungere il massimo del risultato possibile. E Napoli è un luogo dove questo è possibile. Maradona, Diego Maradona è uno che questa cosa l'ha fatta, lui è venuto da una realtà povera ed è diventato il più grande calciatore del mondo, mettendo in campo proprio questo suo talento e questa sua capacità. Ci fa molto piacere che, quindi come sindaco di Napoli di accogliere questo dono e di poterlo quindi poi custodire nel Palazzo Comunale, che è un atto di generosità e di ricordo di un grande personaggio, di patrimonio della nostra città e di cui non è anche cittadino. Quell'idea che è venuta a me e al presidente De Laurentiis, a me Aurelio, della possibilità che questo progetto proposto da Stefano, che si possa poi realizzare, un luogo, si possa identificare un luogo di Napoli dove poter posizionare questa statua che diventi poi patrimonio collettivo dei tifosi, non solo ovviamente all'interno dello stadio, che è, diciamo, la casa dello sport napoletano e dello sport calcio, ma all'interno della città, che noi possiamo identificare un luogo, pensavamo a un luogo dei nostri quartieri, non del centro, ma dei luoghi che non chiamo quartieri della periferia. Io dico quartieri di Napoli, dove poter identificare un luogo dove questa statua si possa collocare e dove si possa veramente immaginare che quello diventi il posto della uno dei posti della città, perché poi ce ne sono È altri. meglio che lo enunci subito in questo posto, perché altrimenti si vanno avanti tutti i No, la quartieri nostra e idea è c'è di una fare. sequenza di No, richieste e di no che poi sembra no, sgradevole la nostra dover dare, no? idea è di farla Scampia questo insediamento, perché Scampia, che ha rappresentato nell'immaginario collettivo il posto delle maggiori difficoltà della nostra città, devo dire non lo è, perché noi conosciamo gli abitanti di Scampia e sappiamo quanto valore, quanto lavoro, quanto impegno in quei posti. Però realizzare lì a Scampia questo luogo dove noi possiamo mettere questa statua e dove si possa anche onorare la memoria di Diego Maradona è anche un modo per, diciamo, segnare questo senso del riscatto. Cioè, noi abbiamo una città, dei luoghi, delle persone, noi stessi che vogliamo riscatto. E quindi portare l'immagine, l'effigie, l'immagine, la statua di Diego a Scampia è un segno potente di riscatto. Assolutamente. E quindi sì, questa è una cosa che faremo insieme come società del Calcio Napoli, quindi lavorare insieme a questo progetto, ovviamente con Stefano, per fare una cosa che è bella per noi, è bella per Diego, ma penso che sia bella per tutti. Cioè, un progetto che rappresenti questo grande percorso di riscatto a cui noi tutti aderiamo, come tutti desideriamo, come
che Diego, la sua grande capacità sportiva rappresenta. Grazie per questo omaggio, per quest'idea che noi insomma insieme ad Aurelio lo faremo insieme, questo è un percorso che faremo insieme e raggiungeremo questo bel risultato per tutti noi. Grazie a tutti.